Grant Jeffrey. È un vero piacere introdurvi un argomento che ritengo uno dei miei preferiti tra le profezie bibliche, la visione di Daniele delle quattro bestie. Conosciamo la profezia registrata da Daniele quando il re Nabucodonosor ebbe la visione di questa immagine di metallo, che nessuno sapeva interpretare. E così fu scelto Daniele. Lui ricevette un'interpretazione divina dell'immagine di metallo che rappresenta i quattro grandi imperi gentili mondiali, che avrebbero regnato il mondo subito dopo il regno di Babilonia, guidato dal re Nabucodonosor nei giorni di Daniele. Questa straordinaria visione si è dimostrata assolutamente accurata. Ogni regno seguì l'altro esattamente come afferma la Bibbia. Anni dopo, verso la fine dei 7 anni di prigionia in Babilonia, al capitolo 7, la Bibbia dice che Daniele ricevette una visione parallela. Questa ulteriore visione trattava lo stesso argomento, ossia riguardava i quattro grandi regni, gli imperi gentili mondiali che avrebbero governato il mondo. Ma ora la si vede da un altro punto di vista e possiamo dire che viene osservata dal punto di vista del cielo e rivela la sua qualità spirituale e non solamente quella militare e politica. Vediamo inoltre l'angelo Gabriele, inviato da Dio come il grande angelo portatore di messaggi, e Daniele, che riceve la visione dei quattro grandi imperi. Al capitolo 7 leggiamo quanto segue. Al versetto 2, Daniele disse: «Io guardavo nella mia visione notturna, ed ecco scatenarsi sul Mar Grande i quattro venti del cielo». Spesso nella Bibbia il Mar Grande viene usato come simbolo del grande potere politico nel mondo. Prosegue dicendo, quattro grandi bestie salirono dal mare, una diversa dall'altra. Qui, una dopo l'altra, Daniele ci parla di quelle quattro bestie. Vediamo la prima al capitolo 7, versetto 4, che dice così, la prima era simile a un leone e aveva ali d'aquila. Lo guardai, finché non le furono strappate le ali. Fu sollevata da terra, fu fatta stare in piedi come un uomo, e le fu dato un cuore umano. In questa visione straordinaria, Daniele vede in parallelo la testa d'oro che rappresenta Babilonia e il re Nabucodonosor, il primo re di quel grande impero che regnò per 7 anni. Eppure, qui vediamo un altro aspetto. Il leone era il simbolo scelto, la bestia della preda che rappresenta Babilonia, un regno vorace che aveva conquistato tutti i regni del suo vicinato, fino in Egitto e anche tutto il Medio Oriente. Questa immagine del leone, che rappresenta il grande regno di Babilonia, aveva ali di aquila, e questo è interessante. Come vedete, siamo in Terra Santa, all'interno di un modello di come erano le camere babilonesi. Ebbene, dietro di me c'è un modello della porta orientale. E come potrete notare, sul muro ci sono tante immagini mitologiche che i babilonesi usavano nelle sculture e nei dipinti, indicando il tipo di immagine che usavano per simboleggiare il potere delle nazioni, inclusi loro stessi. Il leone raffigurato con i due leoni in entrambi i lati della porta di questa scultura rappresentano Babilonia. Le ali rappresentano la prontezza e il potere di assalire il nemico e conquistarlo da entrambi i lati. È interessante quello che si legge al verso 4. Daniele dice, e aveva ali d'aquila, lo guardai, finché non le furono strappate le ali. Ricordate che questo è un paragone con la testa dorata, che rappresenta il re Nabucodonosor in Babilonia. Il leone rappresenta la stessa Babilonia con le ali, ma queste ali vengono strappate. Questo ci ricorda il fatto che nella Bibbia, nella profezia di Daniele, nel suo orgoglio, il re Nabucodonosor, nei primi anni di vita, aveva conosciuto il Dio di Daniele, il Dio degli ebrei, colui che era veramente l'unico Dio potente,
perché non solo aveva liberato Daniele dalla fossa dei leoni, ma aveva anche liberato gli amici di Daniele dalla fornace ardente. Quando il figlio di Dio fu il quarto uomo presente all'interno della fornace, non solo li protesse dalla morte, ma persino dall'odore di fumo sul corpo e sui loro vestiti. Il re Nabucodonosor sapeva che il Dio di Daniele era un Dio grande, molto più potente di lui e di tutti gli altri dei, inclusi gli dei di Babilonia. Ma che cosa succede subito dopo? Nabucodonosor conquista una nazione dopo l'altra, con tre grandi battaglie. E dopo un lungo periodo di 15 anni, conquista il regno di Giuda, il popolo ebraico. Secondo il modo di pensare degli antichi re pagani, quando un loro esercito conquista quello di un'altra nazione, il loro Dio deve dimostrarsi superiore alla nazione conquistata e anche ai loro dei. Benché il re Nabucodonosor nei primi anni della sua vita aveva dichiarato pubblicamente che nessuno doveva criticare il Dio di Daniele, verso la fine dei suoi anni Nabucodonosor, pieno di orgoglio, non solo di se stesso e dei suoi piaceri, ma anche del suo Dio, pensa erroneamente che se Dio aveva permesso al regno di Giuda di essere conquistato da Babilonia, ebbene, allora il Dio del regno di Giuda non era poi così potente come aveva pensato. Così costruì la grande Babilonia, con le sue enormi dimensioni, con tutti i suoi magnifici palazzi costruiti in oro e argento. Rimase chiuso dentro il suo palazzo un anno dopo che Daniele l'aveva avvisato, dopo che aveva avuto la visione di un grande albero che veniva letteralmente tagliato, che rappresentava Nabucodonosor tagliato fuori dal suo orgoglio e quasi distrutto, fino a diventare un uomo malato che mangiava l'erba dei campi. Dopo tutti gli avvertimenti passa un anno. E re Nabucodonosor, guardando la bellissima città di Babilonia in tutto il suo splendore, dice: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruito?» In quello stesso istante, Dio gli toglie tutto quel grande intelletto che aveva nella sua mente e diventa come una bestia dei campi. E come dice la Bibbia, fu abbandonato dai suoi servitori e ridotto a vivere come una bestia, ad abitare tra le bestie, per un periodo di 7 anni, che erano la rappresentazione dei 7 tempi che lui aveva visto nella sua visione dell'albero che veniva tagliato. Ebbene, proprio così vennero strappate le ali e Nabucodonosor, esattamente come aveva visto Daniele nella sua visione con il leone che aveva le ali d'aquila, che poi le furono strappate, diventò. Nella visione vide che la bestia fu sollevata da terra, fu fatta stare in piedi come un uomo e le fu dato un cuore umano. Di sicuro, re Nabucodonosor, il più grande re del mondo antico, ridotto ad essere un matto, un uomo che non riusciva nemmeno a parlare, un uomo molto malato. Si pensa infatti che non sia stato affetto da una malattia molto rara che spinge un uomo a credere che sia veramente un animale. Era Dio che lo aveva afflitto per ben 7 anni, questo grande re. Fu ridotto a vivere in questo modo. Alla fine, dopo aver sofferto una punizione durata 7 anni, gli fu dato un cuore umano e Dio lo liberò. Quando il re Nabucodonosor si risvegliò dalla sua pazzia, riconobbe che soltanto Dio può sollevare nazioni e popoli e che soltanto Dio può abbassare nazioni e popoli. Molti di noi pensano che le calamità rappresentino le nostre più grandi sfide spirituali: la perdita di un lavoro, la perdita di una capacità fisica, una malattia o la morte, un incidente, o forse la perdita di un familiare. Secondo la mia esperienza, la più grande tentazione, il pericolo più grande, è esattamente il pericolo che ha afflitto re Nabucodonosor, il quale, nonostante avesse conosciuto Dio, ignorò la sua conoscenza di Dio. Così, se noi nelle benedizioni che Dio ci dà, scegliamo di affidarci alle nostre fonti, piuttosto che a Dio Onnipotente, dobbiamo prepararci, perché Dio ci toglierà tutto,
e ci piegherà sulle ginocchia, proprio come fece con il potente re Nabucodonosor, per farci sapere che solo lui innalza e abbassa. La seconda parte della visione di Daniele viene descritta al verso 5. Poi vidi una seconda bestia, simile ad un orso. Essa stava eretta sopra un fianco, teneva tre costole in bocca fra i denti, e le fu detto: alzati, mangia molta carne. In questa visione, Daniele vide il secondo impero gentile mondiale che governò in tutto il mondo. Venne profetizzato come l'impero dell'orso, l'impero medio-persiano. Spesso i medio-persiani usavano raffigurare l'orso nelle loro monete e nelle statue, quasi a simboleggiare loro stessi come una bestia predatrice. Vi è mai capitato di vedere un orso arrabbiato? Certo, sapete che è l'animale più vorace e pericoloso del mondo. Ebbene, io ho visto mentre spellavano un orso, aveva muscoli su muscoli su muscoli, era strabiliante. Un orso grizzly può facilmente tranciare la testa di qualcuno solamente con una zampata, tanta è la forza che possiede. La Bibbia descrive nel secondo regno l'impero medio-persiano. Essa stava eretta sopra un fianco. Questo simboleggia profeticamente che l'impero medio-persiano era composto da due regni, i Media, che erano i più grandi, e i Persiani, che erano la parte più giovane di questo doppio regno. Benché i Persiani fossero però i più giovani, erano anche i più aggressivi. Il loro capo fu Dario il Medio, suocero di Ciro il Grande, che proviene dall'area dei Medi e Persiani insieme. Ciro il Grande era conosciuto come il Persiano. Questo regno sorse all'interno dei territori geografici di Babilonia e nel 538 a.C. conquistò la città di Babilonia, nonché l'intero impero. Re Baldassar quella sera vide una scritta sul muro. Nel suo orgoglio credeva che nessuno mai potesse conquistare quella grande città. Ma Daniele gli disse che il verdetto di Dio era stato pronunciato. Tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Il tuo regno è ormai diviso ed è giunto alla fine. Un altro aspetto interessante di questo secondo impero gentile mondiale, la bestia rappresentata dall'orso. Teneva tre costole in bocca fra i denti e le fu detto: alzati, mangia molta carne. Questo lo troviamo in Daniele 7 al verso 5. Sappiamo che il regno medio-persiano conquistò parecchi regni, inclusi i tre regni più importanti. Aggiungendo la stessa Babilonia, diventò l'impero mondiale dominante di quell'epoca. Questo regno era molto potente dal punto di vista militare. Dapprima fu guidato da Dario il Medo ed in seguito da Ciro il Grande. Per molti secoli furono tanti i re che seguirono il capo di questo regno, molti dei quali si fecero chiamare Dario. Arrivarono a conquistare Israele così come la maggior parte del Medio Oriente, ma come aveva profetizzato Daniele nella visione di re Nabucodonosor, della grande immagine di metallo, al capitolo 2, questo grande impero gentile mondiale fu seguito da un terzo regno, e il terzo regno fu conosciuto come veloce, aggressivo e potente. Al verso 6 di Daniele 7 leggiamo: dopo questo, io guardavo e vidi un'altra bestia simile ad un leopardo con quattro ali d'uccello sul dorso. Aveva quattro teste e le fu dato il dominio. Prosegue descrivendo il regno che sarebbe seguito. Il regno del leopardo non è altro che il regno della Grecia di Alessandro il Grande. Alessandro il Grande è conosciuto per la sua incredibile aggressività, per le sue marce veloci e per un incredibile piccolo esercito. Con soli 32.000 soldati e una cavalleria di almeno 5.000 soldati, si alzò contro Re Dario. Quando lo attaccò,
fu in grado di sconfiggere un esercito che era 3 o 4 volte più grande del suo. Re Dario non si riprese mai da quella sconfitta. Alessandro il Grande, seguito da ciò che era rimasto del suo esercito, attraversò l'Asia, fin quando un suo soldato, un ufficiale, uccise Re Dario, provocando angoscia in Alessandro perché lui rispettava la monarchia. Alessandro il Grande fu un giovane brillante. In 12 anni conquistò tutto il mondo allora conosciuto, stabilì città in tutta l'Asia e inoltre fondò anche la grande città di Alessandria d'Egitto, che divenne una città greca moderna. Fece fondare scuole e collegi di ogni tipo, istituti di educazione in ognuna di queste città. Lì veniva insegnata la lingua greca e in questo modo la lingua greca divenne la lingua universale in tutto il Medio Oriente, incluso Israele. L'importanza di tutto questo diede vita non solo a una grande crescita culturale in tutto il Medio Oriente, ma raggiunse anche l'India, dove Alessandro il Grande fece ancora altre conquiste. Inoltre, quando Gesù Cristo venne sulla terra, la lingua greca rese più facile la diffusione del Vangelo, dei 4 Vangeli, le epistole di Paolo e gli altri libri. Questi furono così diffusi in tutto il mondo allora conosciuto, dove tutti, dai Romani a tutti gli altri, conosceva e sapeva leggere la lingua greca. Questa lingua uniforme ed universale ha reso facile la diffusione del Vangelo in tutta la parte orientale e occidentale del mondo dell'epoca. La Bibbia indica che questo leopardo aveva sul dorso 4 ali e 4 teste. Noi sappiamo che dopo 12 anni, nel 323 a.C., Alessandro il Grande si diede ad una vita dissoluta, all'idolatria. Nonostante la sua aggressività e il suo grande coraggio, con il quale riusciva a mettersi in prima fila in una battaglia senza alcuna preoccupazione, gli furono inferte 50 ferite in tutto il corpo prima che morisse. Eppure, Alessandro il Grande morì nel 321 a.C. Quando morì nella città di Babilonia non aveva alcun successore. Suo figlio era ancora troppo giovane. Sua moglie era odiata dalle truppe greche perché era asiatica. Dopo vari conflitti, dopo alcuni anni, 4 dei suoi generali più importanti divisero l'enorme impero greco in 4 parti. E nonostante l'impero fu diviso in 4, furono 2 gli imperi più importanti, perché alla fine furono quelli che dominarono. Il primo di tutti fu il generale Seleucide. A lui fu assegnata tutta la parte della Siria, incluso il nord di Israele. Al generale Ptolemy, il quale aveva vinto con grande successo le battaglie contro gli asiatici, persino con gli elefanti, fu assegnato l'Egitto e tutto il territorio circostante, in Africa. Da quel punto in avanti, ci furono continue guerre tra Seleucia, del regno della Siria, e Ptolemy, in Egitto, benché l'Egitto fosse governato da Ptolemy. Noi forse pensiamo a loro come dei faraoni, ma non lo erano affatto, erano dei greci. Cleopatra, in effetti, discendeva dalla famiglia di Ptolemy, era bionda. I greci governavano entrambe le aree dell'impero greco, il quale aveva sostituito l'impero medio-persiano. Ma queste continue battaglie lasciarono Israele in una posizione non molto invidiabile, un po' come fu la Polonia per molti secoli, tra la Germania e la Russia. Israele fu conquistata prima da Seleucia e poi da Ptolemy. Per parecchi secoli Israele fu conquistata prima da uno e poi dall'altro. Poi arrivò un uomo, di cui parleremo però in un altro programma, un uomo che sorse da uno dei 4 generali che rimpiazzarono Alessandro il Grande. Quest'uomo sorse dall'impero siriano di Seleucia e quest'uomo era conosciuto come Antiochia Epifanio, uno dei più grandi nemici di Israele nel 168 a.C. Ma Daniele continua la sua visione e al verso 7 dice: «Io continuavo a guardare le visioni notturne, ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte.
Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava e stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. Qui Daniele ha una visione che si riferisce all'immagine di metallo, in cui le 10 dita sono dei due piedi, in parte di argilla e in parte di ferro, e rappresentano le 10 nazioni che sarebbero sorte sotto la rinascita dell'impero romano. Daniele qui ha una visione che rappresenta il nuovo impero romano come la quarta bestia, molto diversa, strana, differente, che sbrana tutto ciò che gli passa davanti. Roma distrugge ogni cultura, ogni nazione, ogni lingua che ostacola il suo cammino e la sostituisce con la legge romana, la cultura romana, la lingua romana, che si sta diffondendo fino ai nostri giorni. Vediamo inoltre che questa quarta bestia, Roma, era diversa da tutte le precedenti. Visione di Daniele al capitolo 7, al verso 7, dice che aveva 10 corna. Quindi la visione si sposta in avanti di 2000 anni nella storia, dal tempo di Cristo fino alla nostra generazione. Israele è rinata come nazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1948. Oggi la grande Unione Europea diventa una grande potenza dominante politica, economica e militare ed è divisa in stati confederati, un superstato internazionale, un qualcosa che il mondo non aveva mai visto prima d'ora. La visione di Daniele spiega esattamente ciò che avviene nel mondo di oggi. E al verso 8 leggiamo, parlando di queste 10 nazioni, che rappresentano le 10 corna di questa bestia, dell'impero romano rinato. Stavo osservando queste corna, quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno. Notate una cosa, non si tratta del fatto che uno di questi 10 re o regni prende il controllo sugli altri. È un altro, un undicesimo corno, un piccolo corno, un uomo che spunta in mezzo a loro. E lui strappa violentemente 3 di queste corna dalle radici, mentre le altre 7 si piegano a lui e gli danno tutta l'autorità. Quindi si tratta di un uomo, non di un regno. E di certo non è uno dei 10. Ma notate la sequenza. Alcuni pensano che l'anticristo, quel piccolo corno, è colui che ha creato quelle 10 nazioni. No, Daniele è molto chiaro. Le 10 nazioni sorgeranno nel territorio dell'impero romano rinato. Quando le 10 corna, ossia le 10 nazioni, saranno già esistenti, in una crisi futura, sorgerà un uomo che prenderà il controllo. Ecco cosa ci viene detto. Dice così. Davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Quel corno, e si riferisce all'undicesimo corno all'anticristo, aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti. Quest'uomo, l'anticristo, sarà un genio militare. Da un'altra parte Daniele dice che è un genio dell'economia, grazie alla sua politica porterà l'economia a prosperare. È un religioso, un genio della politica, inarrestabile perché è stato rafforzato e unto da Satana stesso. Al verso 9 vediamo la conclusione della visione di Daniele. Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni. Questi sono i troni di tutti i re del mondo, e un begliardo sedersi. Chi è quel begliardo? Gesù Cristo, Dio onnipotente, che si siederà sul trono di Davide per giudicare le nazioni, come è scritto in Matteo 25, e separerà le pecore dai capri, e tutte le nazioni saranno giudicate da Gesù, l'antico dei tempi. Su quali basi? Come hanno trattato i servi di Dio? Li hanno assistiti quando avevano fame? Li hanno visitati quando erano in prigione? Gli hanno dato un bicchiere d'acqua? I servi di Gesù non sono solo il popolo ebraico, nonostante si vengano prima di tutti, ma anche i gentili, quelle persone che hanno attraversato la grande tribolazione e hanno accettato e creduto nel Messia. Dice, e vidi collocare dei troni e un begliardo sedersi. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano simili a lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono, che aveva ruote di fuoco ardente. Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza. 1000 migliaia lo servivano,
10.000 miriadi gli stavano davanti. Si tenne il giudizio e i libri furono aperti. Quali sono i libri? I libri non sono nient'altro che i libri in cui sono registrate le azioni di tutti gli uomini. Se scegliamo di rifiutare l'unica salvezza che Gesù abbia mai offerto all'umanità attraverso il sangue di espiazione di Gesù Cristo sulla croce, se noi diciamo rifiutiamo il perdono di Dio, ci rifiutiamo di pentirci dalla nostra ribellione. E allora sappi che tu sarai giudicato così come hai richiesto. Secondo Apocalisse 20, Dio aprirà i suoi libri durante il giudizio al grande trono bianco, ed ogni essere umano che ha rifiutato la salvezza di Gesù sarà giudicato in base alle azioni e ai pensieri che ha avuto. E di certo questo non è ciò che tu vuoi. Tu certo desideri che quel giorno, quando tu sarai davanti a Gesù Cristo, potrai cadere sulle tue ginocchia e sapere che i tuoi peccati sono stati perdonati, che sono lontani come l'Oriente è lontano dall'Occidente e sepolti nel mare del suo perdono, perché sono coperti dal sangue di Gesù Cristo e non esistono più. Amici miei, il giudizio sta arrivando. I quattro grandi imperi gentili hanno regnato e il quarto sta sorgendo ai giorni nostri come la rinascita dell'impero romano. Governerà in Europa dove l'anticristo prenderà il controllo. Governerà in tutto il globo. Farà un trattato di pace con Israele che durerà 7 anni, come scritto in Daniele 9, 24-27. Quando questo accadrà, chiunque resterà sulla terra affronterà il giudizio di Dio. Oggi è il giorno di salvezza, dice Gesù. Oggi è il tempo accettevole. Invoca Gesù Cristo affinché perdoni i tuoi peccati ed entra nella sua salvezza e sappi che Lui ti ha perdonato e ti ha riconciliato a Gesù Cristo e Dio il Padre. È stata una gioia stare con voi.